Riprendiamo, lo so che è un po' faticoso dopo aver poi in questo bel caldo che sa di vera estate mediterranea, insomma, no? Io adesso devo passare la parola al dottor Del Vicio, lui è un altro ricercatore che botanico, anche se affronta poi le questioni un po' a scala, diciamo così, di tutta la sfera della comunità vivente. Però lui vuole lavorare sul ramo botanico perché i tuttologi, e vi faremo capire quanti livelli di interesse poi strada facendo c'ha la botanica. Lui adesso scenderà nel dettaglio e cominceremo a capire che cosa fa la botanica, per cominciare a renderci conto di quanto ci sarebbe da studiare, di conoscere, se vogliamo capire di piante. Poi faccio una, prima che ci facciamo una passeggiata, faccio una scaletta io brevissima di questa roba qui. Cominceremo a capire questo concetto di biodiversità, perché quando parliamo di erbeduli dobbiamo capire che stiamo qui a questo, vedete qui ci ho messo scale di osservazione, perché posso osservare a livello di DNA, di specie, all'interno di specie, vabbè, lo vediamo dopo. Io do la parola adesso al dottor Del Vicio. Gli appunti, pare che la cosa vi interessa, vedo che scrivete abbastanza, quindi siete dei bei allievi, gente disposta a voler capire. Pure noi spesso stiamo da questa parte, non è che stiamo sempre lì. Quindi il microfono non serve. Questo va bene, no? Bene, vi parlo un po' della morfologia vegetale oggi, perché è interessante capire come queste specie si diversificano tra di loro. Vediamo che uscendo anche fuori qui da questo giardino si incontrano foglie, semi, fiori completamente diversi uno dall'altro, no? E certe volte si commettono degli errori. È successo proprio adesso, stavamo con il ragazzo, stavamo guardando una specie, stavamo cercando di discriminarla. Ed è difficile capire se siamo nell'ambito di una specie oppure di un'altra, e quindi ci dobbiamo servire di guide, che man mano che facciamo esperienza con questa e acquistiamo pian piano dimestichezza, queste guide poi ci aiutano a capire effettivamente con certezza di che tipo di specie si tratta. E visto che parliamo di erbe che si mangiano, quindi erbe eduli, dobbiamo stare molto attenti, no? Perché possiamo ritrovare invece di una specie edule una specie tossica. Abbiamo visto che il professore prima stava parlando di diversi gradi di tossicità, ed è proprio quello l'errore che possiamo commettere, no? La borragine sappiamo che ha un grado di tossicità minima, che quindi comunque ci permette di mangiarla. Però in alcune parti d'Italia dicono borragine specie tossica, ma il grado di tossicità varia da specie a specie. Però oggi ci concentriamo più oggi pomeriggio ci concentriamo un po' più sul generale, per arrivare poi a capire domani con la prossima lezione, per arrivare a capire il concetto di specie, quali sono queste specie eduli, come possiamo determinarle, che tipo di approccio dobbiamo utilizzare per studiarle, perché prima di mangiarle bisogna studiarle. I nostri nonni a tentativi sono arrivati a capire se quella specie era edula oppure no, noi dobbiamo studiarle, perché loro per esperienza e si sono tramandati di padre in figlio, come abbiamo visto nel caso della signora, no? Che anche a scuola insegnavano a riconoscere queste specie, pian piano sono arrivati a discriminarle, e lo facevano e lo fanno tuttora alcuni meglio di noi. A San Severo esiste, San Severo e Foggia, in quella realtà esiste ancora la figura del terrazzano. Il terrazzano è una figura che basa la propria economia sulla raccolta di erbe spontanee e le vende poi al mercato. C'è una via a Foggia, se vi trovate passateci, via Rosati si chiama. E in questa via Rosati c'è una miriade di specie eduli. Si possono contare anche 30 specie, 40 specie diverse su un mucchio di specie. Loro chiamano i fogli a mischia, cioè foglie mischiate, che in realtà sono tantissime specie diverse che vengono dette poi misticanza, no? E quindi formano questi piatti dalla misticanza di specie diverse.
proprio questa figura ci fa capire un po' quanto è complesso determinarle, no? Dalla foglia, perché la pianta per classificarla c'è bisogno della radice, c'è bisogno del fusto, c'è bisogno del fiore, c'è bisogno della pianta in tutta la sua interezza, quindi dalla radice fino al fiore. E quindi è difficile poi capire, perché la maggior parte di queste piante, poi le vedremo, sono terofite, emicriptofite, vedremo anche che cosa significano questi termini, sono specie che eduli nella fase di rosetta, quindi non abbiamo ancora il fiore, non abbiamo il fusto, quindi non abbiamo la certezza di parlare di specie eduli una volta raccolte. E quindi vedete proprio qui la forma della foglia A, B, C, D, E. Sono lettere che ci fanno capire la diversità, vedete, sembrano quasi uguali, ma il margine fogliare, vedete, si diversifica da una forma seghettata a una forma lobata, e ci sono diverse forme che poi vedremo anche domani nel corso della lezione per la morfologia della struttura di una pianta. Ma oggi abbiamo detto, vediamo un po', partiamo un po' dall'origine di queste piante, no? E quindi ci concentriamo più sul partiamo proprio dalla cellula, no? Le cellule eucariotiche e le cellule procariotiche, no? Cellule eucariotiche sono proprio quelle cellule tipiche di animali e vegetali. I batteri invece sono cellule procariotiche, quindi cellule che mancano, vedete anche dal grafico, di qualcosa, di un nucleo ben definito. Il nucleo ce l'hanno, ma sparso all'interno del citoplasma cellulare, che è proprio quella sostanza che si trova all'interno della membrana cellulare, mentre nella cellula eucariotica tutto questo nucleo è concentrato e all'interno risiede proprio l'informazione genetica. Mancano di reticolo endoplasmatico. Il reticolo endoplasmatico è quell'organello cellulare che si occupa della metabolizzazione del materiale di scarto che si produce all'interno di una cellula. È come una fabbrica all'interno di una cellula, no? Ogni organello svolge la propria funzione. I mitocondri, che sono importantissimi, perché è come una cellula all'interno di un'altra cellula, perché il mitocondrio è formato anche da una membrana cellulare, da una membrana che si dice poi mitocondriale. Membrana cellulare, quindi, se parliamo di cellula per intero, membrana mitocondriale se parliamo in specifico del mitocondrio. E all'interno del mitocondrio c'è anche lì l'informazione genetica, c'è il DNA mitocondriale. Andiamo avanti. Vediamo un po', perché adesso abbiamo visto l'eucariotica e la procariotica, adesso andiamo nel dettaglio, no? Andiamo ad analizzare proprio la cellula eucariotica, quella tipica di organismi animali e vegetali, però anche tra animali e vegetali c'è una certa differenza, e lo vedete da questo, no? La cellula animale non ha una forma propria, mentre quella vegetale ce l'ha. E come? Ma perché? Perché a differenza della cellula animale presenta una parete cellulare, oltre alla membrana una parete, e all'interno di questa cellula vi è un organello come il mitocondrio, un organello che è come una bolla, no? Che si gonfia e che si sgonfia a seconda delle vicissitudini della pianta, no? E quindi quali sono le diversità? Oltre alla parete cellulare vediamo i cloroplasti, importantissimi, perché nei cloroplasti poi avviene la fotosintesi. La fotosintesi, tale per cui queste piante vengono dette organismi autotrofi e non eterotrofi, quindi loro producono l'energia da sole, loro stesse, quindi da questa, facendo la fotosintesi, producono questa linfa che è ricca di zuccheri e quindi di energia, quindi riescono a prodursi da sole l'energia per scindere il materiale inorganico in materiale organico, no? Sì. È più facile capire che serve l'energia nelle cellule animali. Sappiamo se le muore deve di salute. Nella cellula vegetale che viene. Beh, la cellula vegetale deve differenziarsi. Deve differenziarsi, deve crescere la pianta, no? E quindi ha bisogno di energia. E l'energia la prende direttamente da dove? Dal sole, direttamente. Mentre noi siamo indiretti nell'energia solare, quindi l'energia si chiamano passaggi trofici, no? Passaggi di energia.
dal sole vanno direttamente alle piante e noi dalle piante ci riforniamo di questa energia. Noi conosciamo le piante sotto questo aspetto, no? Immaginiamo la pianta che abbia una radice, un fusto, delle foglie, dei fiori, delle infiorescenze, che può essere un fiore o tanti fiori riuniti insieme. Ma in realtà non è proprio così, perché le piante sono diverse. E quindi andiamo indietro un pochettino di 700 milioni di anni fa, quando comparvero le prime alghe, no? Queste alghe azzurre si chiamavano, proprio perché loro riuscivano a fare la fotosintesi e quindi a sviluppare ossigeno. Da queste piante poi si originano piante vascolari e non vascolari. Quindi già ci ritroviamo un pochettino spaesati, perché non sappiamo adesso il fusto, le foglie, dove sono andate a finire. Non ci sono ancora. E parliamo di 450 milioni di anni fa. 450 milioni di anni fa, ma si ritrovano ancora tuttora. Se noi pensiamo ai muschi, i muschi non hanno un sistema vascolare. Quindi non hanno l'oxilema e il floema, no? Xilema che trasporta le sostanze nutritive dell'acqua e il floema che trasporta i prodotti della fotosintesi. Qua siamo ancora in uno stadio primitivo. Si differenziano invece da che cosa? Da piante vascolari, cioè piante che hanno questi due vasi, floema e xilema, ma piante che possono essere con i semi oppure senza semi. E vediamo anche le pteridofite, per esempio. Le pteridofite sono le felci. Adesso cerchiamo di capire, adesso siamo con i muschi, vedete, non hanno una struttura propria, non hanno un fusto come abbiamo visto prima, un fiore, non ce l'hanno, non hanno un seme. Sì? Non hanno radici. Hanno dei rizomi che non sono vere e proprie radici. Radicano per dare una certa coerenza o il sostegno con il supporto su cui crescono queste piante, no? Però sono sempre piante. E poi andiamo alle felci. Avevo detto che ci sono piante con struttura vascolare e senza struttura vascolare. Qui iniziamo a vedere una struttura vascolare e lo vediamo, per esempio questo è Pteridium aquilinum, è la felce che noi ritroviamo, quella più comune che si trova anche nei prati, no? Questa invece è un equiseto che è sempre pteridofita. Qui non abbiamo il seme ancora, ma abbiamo queste, vedete? Se noi giriamo la foglia nella pagina inferiore, la foglia si divide in pagina superiore e pagina inferiore, nella pagina inferiore troviamo queste sorte di sore, si chiamano, dove sono contenuti, che cosa? Le spore, che non sono ancora semi, perché il seme è fatto sostanzialmente dal tegumento che lo riveste, quindi non disidrata la gemma che risiede all'interno, no? Quindi le piante pian piano si svincolano dall'acqua. Siamo partiti dall'alga, siamo passati dalle briofite che hanno bisogno di acqua anche per riprodursi, arrivando alle pteridofite che ormai sono quasi completamente svincolate dall'acqua, anche se le ritroviamo dove? In ambienti umidi, che comunque hanno bisogno di acqua, almeno che sia nella parte superficiale del terreno, altrimenti non è possibile ritrovarle. E arriviamo alle gimnosperme. Che cos'è questa parolona, gimnosperme? Qua compare il seme, e lo vedete, questa specie di aletta, questo è un pino d'Aleppo, un Pinus alepensis, qua siamo in una delle foreste di pino d'Aleppo, bellissime, del Gargano, e questa è una foto che vi fa vedere la struttura di questa pianta, quindi arriviamo a piante superiori, si dicono, no? Siamo partiti dai muschi, quindi in un bosco ad esempio noi abbiamo diversi strati, abbiamo uno strato mucinale, si dice, quindi fatto di muschi, uno strato arbustivo, uno strato arboreo, uno strato erbaceo, quindi si va per strati. Strato mucinale, muschi, poi c'è lo strato erbaceo, lo strato arbustivo, lo strato arboreo. Quindi già iniziamo a leggere anche un bosco, perché il bosco si legge come un libro. Cioè a me l'hanno insegnato all'università, che non è che si va in un bosco, si prende il sentiero, è bello, sì, è tutto molto affascinante, sì, però chi lo studia è un po' diverso l'approccio, cioè va a guardare queste scale di livello e poi pian piano scende in queste scale di livello e va a vedere che cosa c'è effettivamente, quindi parte dallo strato mucinale fino ad arrivare allo strato arbustivo.
e vediamo che ci sono dei semi, ma non ancora dei fiori. Qui si chiamano coni, nel pino d'Aleppo si chiamano coni, coni maschili e coni femminili. Quello maschile è quello più grande, adesso è sfocato un po' l'immagine, mentre quello femminile è quello che vedete più piccolo. I coni che poi vengono detti a maturità strobili o pigne, no? E quindi in quelle pigne poi risiedono che cosa? Dei semi, dei veri e propri semi che hanno un tegumento e quindi permettono l'idratazione di quello che c'è all'interno del seme, del tegumento, e cioè l'embrione, no? della pianta. E quelle alette che servono? Quelle alette servono per volare proprio, perché sfrutta il vento per poter disperdere i semi. Le piante lo fanno col vento, lo fanno con gli animali, quindi utilizzano diversi mezzi per trasportare i propri semi, e quindi si dividono in piante anemocore, dal vento, no? Zoocore, si disperdono i semi per mezzo di animali veri e propri, quindi quando abbiamo il frutto ben formato, quello serve per attirare l'animale, lo mangia e poi sicuramente andrà a defecare questi semi integri, perché il tegumento non si rompe all'interno dell'apparato digerente dell'animale, e lo trasporta sempre più in là, no? E quindi dà modo alla specie di disperdersi nel territorio. Ma poi arriviamo alle piante col fiore vero e proprio. Il fiore per eccellenza noi lo immaginiamo come una rosa, no? Io invece di mettere una rosa coltivata ci ho messo la rosa canina, che è la specie selvatica da cui si è partiti per poi arrivare selezionando alcuni caratteri, sicuramente i caratteri della corolla, per arrivare a quelle rose che noi vediamo coltivate, ma si parte da questa che mi stavo sbagliando, questo è un gist, perché ho cambiato l'immagine, adesso lo stavo guardando ma mi sono accorto che è un gisto, comunque sempre con la corolla ben visibile, vedete, a 5 petali. E proprio questi sono caratteri poi discriminanti per capire che tipo di specie, di che genere o di che specie stiamo parlando, fino ad arrivare a fiori veramente eccezionali come le orchidee. Questa è Imantoglossum hircinum, si chiama questa specie di orchidea, e sviluppa che cosa? Un petalo, non è semplice come questo, vedete? Sviluppa che cosa? Un labello. Un labello perché? Perché deve attirare gli insetti che devono impollinare. Ecco perché tutte queste strategie comunque hanno un fine, non sono fatte a caso, la natura non fa niente a caso. E quindi ogni struttura, ogni forma ha la sua importanza, ha il suo fine. È funzionale sicuramente a qualcosa. Anche i petali superiori, vedete, sono sepali nella parte posteriore, sono petali nella parte anteriore che sono concresciuti, si dice, no? A formare poi il fiore dell'orchidea. Ma quindi arriviamo a parlare di selezione, di adattamenti, perché le piante perché hanno queste forme, perché hanno questi colori? Perché si devono adattare a certe situazioni, che possono essere situazioni climatiche, no? Quindi temperatura, vento, pioggia, quindi tutto quello che ci può dare il clima, la luce, oppure la geomorfologia del terreno. Geomorfologia si intende le forme del terreno, no? Quindi se è esposto a nord, se è esposto a sud, tutte queste variabili, si dice, no, che la natura è multivariata, ce l'hanno sempre detto, la natura è multivariata e ancora adesso non si capisce quante variabili ha, non riusciamo a quantificarle. Potrebbero essere anche infinite. Quelle che conosciamo sicuramente sono il clima, l'esposizione, ma anche quelli che sono i predatori, che poi vanno a incidere sul comportamento della pianta. Si parla proprio di comportamento della pianta in questo caso. E quindi cosa fa questo signore, che è Darwin? No, fa un libro che lo chiama The Origin of Species, l'origine delle specie. Quindi parla di selezione naturale, cioè come ci arrivano queste specie ad oggi, perché hanno queste forme, perché si sono evolute, hanno subito una certa evoluzione, e questa evoluzione è data proprio dalla selezione naturale, che ha selezionato i caratteri più resistenti. Quindi le piante si adattano al clima, si adattano al territorio sicuramente,
E quindi a proposito di adattamenti, possiamo parlare di adattamenti delle piante acquatiche e vediamo come la struttura all'interno, questo si chiama parenchima, parenchima si dice acquifero perché all'interno è contenuta dell'acqua, aerifero scusate, questa è dell'aria. Perché dell'aria? Perché queste piante sono piante che stanno al di sotto della superficie dell'acqua. Un'acqua che è anossica, l'ossigeno manca sicuramente e quindi avendo bisogno di ossigeno che cosa fanno? Sviluppano dei tessuti, si chiama tessuto parenchimatico aerifero, quindi prendono l'aria dall'apice della pianta e la trasferiscono fino alle radici. Quindi le radici sono ricche di questi pori, vogliamo dire, di questi vasi vuoti pieni di aria. E questa è proprio una sezione trasversale di radice. Questa invece, questa specie è la Latifa angustifolia, che cresce ai bordi dei canali ricchi di acqua, quindi una specie igrofila, si dice, no? Che è legata all'acqua, la sua crescita è legata all'acqua. E andiamo anche ad adattamenti per le piante che crescono sulla sabbia. Avete visto, no? Ormai di questi habitat ce ne sono pochissimi. Sul Gargano si conserva ancora qualche frammento di questi habitat, gli habitat dunali, no? Quegli habitat dove le specie cercano di ricavarsi un pezzetto di superficie sviluppando degli adattamenti che sono detti adattamenti psammofili, quindi amanti del sale, cioè specie che devono crescere in terre salate e quindi hanno bisogno di sviluppare. Che cosa? C'è scritto dei succhi cellulari che raggiungono valori altissimi di pressione, perché altrimenti che cosa fa la cellula? Si disidrata e quindi ha bisogno di questi forti valori di pressione, si arriva anche a 200 atmosfere all'interno di alcune piante, per poter reggere la salinità presente all'interno del suolo. Quindi un fattore edafico, si dice edafico perché è del terreno, no? Che comunque adatta queste piante a questo tipo a questa variabile che è la salinità. E questo è un ravastrello marittimo. E poi abbiamo le piante succulente, no? Succulente, e qui è il contrario rispetto a quelle che abbiamo visto prima, dove il parenchima era fatto di aria, i canali erano fatti di aria, qui sono fatti di acqua. Perché? Perché devono cercare di sopportare uno stress che è uno stress idrico. Quindi una carenza di acqua, una forte magari traspirazione potrebbe stressare la pianta e farla morire. Queste piante si sono adattate proprio a sopravvivere anche con climi aridi, come l'Opuntia ficus indica, questo è il fico d'India, no? Oppure il pungitopo, quelle che vedete sembrano foglie, no? Ma in realtà sono rami appiattiti. Perché? Perché anche i rami devono fare la fotosintesi. Ok? Qui le foglie si vedono pochissimo, vedete questi aghi? Sono diventati spine in pratica. Mentre il picciolo della foglia si è appiattito e è diventata una foglia in pratica. Questi sono adattamenti per poter sopravvivere a forte aridità. Esatto. Infatti sotto la foglia cresce il frutto, lo vedete, cioè sotto quella che sembra una foglia ci cresce in realtà la bacca poi del pungitopo, no? Adattamenti sono anche quelli delle specie che vivono ad alte quote, che devono affrontare climi rigidi, climi ventosi. Immaginiamo nei 1700-2000 metri, no? Il vento è la cosa predominante che c'è, no? E quindi per evitare la disidratazione, cosa fanno? Sviluppano una certa peluria, no? Per cercare di formare una pellicola intorno alla pianta protettiva. Oppure cosa fanno? Preferiscono avere un portamento a cuscinetto, si dice. Cuscinetto perché è una sfera, no? E ottimizza le dispersioni di calore. Questa forma, la sfera, la sua forma è un adattamento per evitare dispersioni alla massima esposizione, alla minima esposizione, scusate. E poi c'è anche il nanismo. Questo è un salice, lo vedete? Un salice che diventa così piccolo se saliamo di quota. Quindi perché? Perché altrimenti si spezzerebbe con la neve, no?
col carico della neve, oppure con il vento potrebbe spezzarsi, e quindi cosa fa la pianta? Si adatta a questo tipo di clima. Quindi le forme delle piante sono anche in funzione degli adattamenti di queste piante, in funzione degli adattamenti per quanto riguarda il clima. Può essere il clima che favorisce queste strane forme, oppure può essere una condizione d'Africa, quindi il terreno, il suolo, che magari può essere ricco o meno ricco di sali, di ferro, oppure argilloso. Quindi ci sono le diversità edafiche, le diversità climatiche favoriscono anche, poi si rispecchiano, si riflettono in un'alta diversità. Adattamenti sono anche quelli che hanno le piante sciafile, si dicono, e piante eliofile. Sciafile perché riescono a sopravvivere all'ombra. Immaginiamo il ciclamino, no? Il ciclamen repandum. Questo è un ciclamino che fiorisce nella primavera. Repandum sta per primavera, no? E questo ciclamino cosa fa? Ha delle foglie, vedete, molto larghe, perché un minimo raggio di sole lo devo poter prendere e quindi poter fare la fotosintesi. Oppure piante eliofile. Piante eliofile, come questo è un lentisco, Pistacia lentiscus, no? Queste piante cosa fanno? Cosa hanno di particolare? Hanno queste foglie molto strette, segmentate, le vedete? Non è una foglia intera, è tutta segmentata la foglia, ed è il contrario della pianta, perché non deve prendere troppa luce, troppo calore, e quindi sviluppa questa forma, ma sviluppa anche una cuticola superficiale sulle foglie. E arriviamo alle forme biologiche, perché questo danese, Ranquier, classifica le piante in base al portamento della gemma per sopravvivere alla stagione avversa. Quindi la pianta si adatta a sopravvivere alla stagione avversa in base a dove è posizionata la gemma. E lo vediamo da questo schema. Qua siamo a inizi fino a 800, inizi 900, no? Ranquier. Vediamo in rosso sono colorate le gemme, no? le gemme delle piante, no? Quindi che possono crescere al di sotto del livello dell'acqua se sono piante natanti, radicate quindi sul suolo sotto la superficie dell'acqua, oppure per le piante emerse sulla superficie del suolo, sotto la superficie del suolo, oppure al di sopra nei rami. Perché tutto questo? E lo vediamo. Terofite, quindi adesso andiamo a sviluppare tutto quello schema che abbiamo visto, lo stiamo sviluppando pian piano, no? E quindi perché terofite? Perché queste gemme che vengono portate a livello del terreno? Perché le temperature sono elevate e quindi devono cercare di proteggere la gemma, e come lo fanno? Con il terreno. Quindi la gemma si sviluppa al di sotto di uno strato di terreno per proteggersi dai periodi più siccitosi e quindi dalle condizioni avverse. E questo è un Psyllium marianum, che è una classica terofita, è il cardo mariano, no? Di terofite ce ne sono diverse. Io vi ho preparato questo schema anche per farvi capire, anche all'interno del libro di Nello, c'è una classificazione di terofite. La terofita non è solo una, si diversifica perché può essere cespitosa, può essere terofita parassita, oppure vedete reptanti, rosulate, scapose. Ci sono diverse forme biologiche inerenti sempre alla forma terofitica, cioè alla gemma portata subito sotto la pellicola di terreno. E quindi le cespitose sono piante annue che formano ciuffi serrati. Qua potete prendere magari appunti, perché potete capire anche la forma biologica delle piante eduli che poi vedremo più avanti. Quindi che formano ciuffi serrati normalmente con più steli fiorali. Poi ci sono le terofite parassite, piante annue che vivono a spese di altre, prelevandone la linfa con organi specifici. Oppure reptanti, confusi striscianti sul terreno. Oppure rosulate, e di rosulate ne vediamo, no? Per esempio anche il cardo mariano che abbiamo visto prima è una terofita rosulata.